Buonasera a tutti e buon pomeriggio, perché sono le 17:26 minuti. Sono al lavoro, però ho visto la prima puntata della settima stagione di The Walking Dead, come avete visto dal titolo. E soprattutto, bentornati e benvenuti nuovi del canale. Ho visto che qualche iscritto nuovo c'è. Sono stato un po' assente, volevo provare dal 1º febbraio a fare i tre, questi primi giorni che i shorts sono diventati monetizzati da YouTube, quindi una fonte in più di guadagno, vedremo quanto, e non ci sono riuscito perché sono stato male 3 giorni. Oggi è il primo giorno che va un po' meglio, oggi 4 febbraio tra l'altro, e quindi come potete vedere sono tornato al lavoro, quindi va un po' meglio, non sto ancora al 100%, ma mi è venuta la voglia di farvi questo video, visto che era uscito su Prime Video. Ricordatevi che solo su Prime Video trovate The Fire The Walking Dead. Quindi la settima stagione è uscita con la prima puntata. Diciamo che ci eravamo lasciati con l'esplosione nucleare di Ted, il pazzo, no? Che tra l'altro è pure l'attore che ha fatto il papà di Lex Luthor in Smallville. Se vi ricordate, non mi ricordo se era morto, ma mi sembra di sì. E come iniziano questa settima stagione? Con questo lo diciamo dopo. Iniziano con praticamente il Will, un ragazzo che non si è mai visto, mi sembra, perché io non me lo ricordo. E praticamente sono 50 giorni che lui vive in un furgone in mezzo alla strada. E un giorno viene catturato, viene portato in un palazzo. E qual è questo palazzo? Proprio quello che aveva occupato Victor. Però Victor, sappiamo bene che in fondo, in fondo, in fondo, ha un'anima buona. Ci ricordiamo che era scappato da Isha, da Morgan, prima che li stava quasi tradendo. Comunque, chi ha visto la sesta stagione se lo ricorda. Interroga Will, chi sei, chi non sei, perché lui in quel palazzo lì, Victor, tiene solo quelli che possono servirgli, chi sa dipingere, chi sa fare le sculture, chi sa cucinare, cioè è furbo, si tiene solo la gente che gli serve, perché sento Victor non fa mai niente per nulla. Alla fine lo sta per mandare via. Ma Will tira fuori una medaglietta e gli dice: questo l'ho trovato sopra un morto, pensavo che portasse fortuna, la regalo a te, magari servirà più a te. E combinazione, Victor guarda questa medaglietta, lo ferma e gli dice: boh, se mi porti dal cadavere che gli hai preso questa medaglietta, io ti salvo la vita e ti tengo qua con me. E sembra già un po' strano, però vabbè. Io sto Will comunque non me lo ricordo e probabilmente non si è mai visto, magari poi racconteranno la storia dopo, perché tanto in The Fire The Walking Dead è così, partono con delle cose e poi ritornano indietro e fanno vedere tutte le puntate delle cose, di quello che è successo, no? Tornano indietro e magari fanno una puntata dove fanno vedere tutta la storia di uno, tutta la storia dell'altro. Comunque viaggiano, tornano di nuovo, vanno fino dovrebbero arrivare dove ha trovato sta medaglietta, manca poco ormai, però inizia a piovere, quindi Will li porta sotto il tunnel dove ha vissuto lui questi 50 giorni, così dice. E combinazione vengono attaccati da un'altra banda che non si è ancora capito chi sia, che questa sembra che spoglino i morti, e quindi muoiono tutti gli uomini di Victor, quei 3 o 4 che si è portato dietro, e rimangono solo più Will e Victor, e Will rimane ferito. Alla fine Victor, come al solito, molla lì Will ferito con intorno tutti gli zombie, quindi lui si chiude nel furgone
rimane lì. E cosa succede? Che Victor continua a camminare a cavallo e arriva al faro dove Will era già stato giorni prima. E in pratica si nasconde lì. Ma poi a un certo punto arriva anche Will. Di nuovo discutono, uno cerca di uccidere l'altro e alla fine si mettono d'accordo che insieme vogliono ritrovare Aisha. Nel frattempo vengono attaccati da un'altra orda di zombie e Will riconosce che questi zombie sono quelli del bunker dove stava lui prima con Aisha, che era quel sotterraneo. Victor dice: ah sì, allora scopriamo se tra loro c'è Aisha. Esce fuori, inizia a ucciderli tutti, ma Aisha non c'è. Quindi cosa fanno? Prendono il faro e tornano al palazzo di Victor. Anzi, no, prima vanno al bunker di Aisha, ma non c'è più nessuno lì. Tutto abbandonato, sembra che siano giorni ormai che sia tutto abbandonato. E in pratica decidono di prendere questo faro e portarlo al palazzo. E Will pensa che Victor voglia attirare Aisha. E invece Victor gli dice: no, non arriverà mai qua. E alla fine lo prende e lo butta giù. Quindi Will è morto. E l'amico di Victor gli dice: non hai paura anche che arriva Aisha, che arriva Morgan? Victor dice: Morgan non mi fa paura. Quindi io penso, no? Sono stati furbi a fare questa prima puntata solo su Victor, perché adesso hanno sorto il dubbio, ti viene la cosa, ti viene da dire: ma Aisha, Morgan, tutti gli altri, che fine hanno fatto? E da quello che ho potuto vedere dalle immagini scapolate da internet, perché ho dovuto prendere le immagini che voi state vedendo qua, e ho visto che dovrebbe esserci il ritorno della madre di Aisha. Io già lo immaginavo che non era morta, però io dico, cos'è, nella quarta forse lei si è sacrificata per loro. Quarta? Sì, questa è la fine della quarta. Poi hanno fatto la quinta, la sesta. E come azione dopo 2 stagioni torna. O perché hanno visto che la serie stava cominciando a declinare, perché comunque io penso che dopo un po' anche gli zombie in sé, cioè non sono più, ormai sono passati anni, no? Quindi li vedi anche gli zombie, ormai sono consumati, cioè vanno quasi alla fine. Quindi adesso io non so realmente se ci sarà un'altra serie dopo la settima. Sarebbe bello ne facessero, cioè facessero la fine dell'Apocalisse e ricomincerebbe inventandosi qualche storia nuova. Però, vabbè. Nel frattempo, per chi l'ha visto, c'è anche l'altro sugli zombie, che è quello ambientato 10 anni dopo l'Apocalisse con le bambine, con i ragazzini, che avevo fatto tutta la serie. Potete andare a vedere la playlist. Niente, per questa puntata è tutto. Spero di avervi fatto compagnia. E se avete commenti, scriveteli qua sotto. Cosa ne pensate di questa settima stagione? Non spoileratemi niente, per favore, perché ho visto solo la prima. Adesso continuerò a vedere le altre. E poi ci vediamo poi in un altro video con la seconda, terza, quarta, quinta puntata. Ricominciamo sulle serie TV. Fatemi sapere anche se volete una serie TV alla volta o ne volete, che ne so, lunedì The Walking Dead, martedì Fringe. Se avete qualche serie da consigliarmi, consigliatemela. Giuro, sto tornando, pian pianino sto tornando. Grandi idee, parleremo anche dell'intelligenza artificiale, GPCPU, GBU, di quella lì. Abbiamo tanti argomenti di cui parlare, della Juve. Comunque, ne parleremo in seguito.
E ciao a tutti, un bacio a tutti.